Amici della Pallamano, un buon pomeriggio dal palazzetto dello sport di Misano Adriatico, ultima delle tre finali del trofeo delle aree, quarta edizione. Si affrontano per la categoria maschile biennio 98-99 area centro 2 e Trentino Alto Adige. Insieme scopriamo i 16 ragazzi per parte, per formazione, che scenderanno in campo in questo match. Per l'area centro 2 in campo Lorenzo Martelli, Dario Chiarini, Leonardo Plotrani, Gabriele Gambini, Lorenzo Nocelli, Stefano Arcieri, Luca Fontana, Valerio Bartolucci, Giaris Maggi, Francesco Collenuori, Giacomo Savini, Matteo Tedesco, Fabio Ferretti, Alex Mazzieri, Emanuele Seghizzi, Lorenzo Nardinocchi. L'allenatore è il signor Giacomo Poli. Il Trentino Alto Adige risponde con Nicolò D'Antonio, Matteo Moser, Danny Bellini, Wolfgang Mitteruzner, Philipp Weger, Jonas Mata, Michael Prezzi, Lucas Pietrapiana, Matteus Widman. Alexander Menz, Michele Rosso, Alexandra Hauer, Urban Ziegler, Jakob Hilpold, Felix Bakker e Gabriel Hoberauk. Gerard Bakker è l'allenatore. Partita che è iniziata da 22 secondi. Gli arbitri sono Panetta e Iaconello. Pallone perso dall'area centro 2. La conclusione dalla distanza molto molto bella dell'altissimo terzino destro Jonas Mata del Merano. Attacca l'area centro 2 con le Luori. Maggi. Poi il tentativo è bella palla, l'invasione però fischiata a Gabriele Gambini. C'è stato il fallo. Moser rimette in gioco. Mata! 2 su 2. 2-0 Trentino Alto Adige, un minuto e mezzo. Al centro Fabio Ferretti organizza l'attacco dell'area centro 2. Si fa sentire il pubblico al palazzetto dello sport di Misano Adriatico. C'è il pienone, circa 500 spettatori. Maggi, la sua finta, poi Colleluori lo scavare, la parata sul tentativo di Mazzieri, il solito Jonas Mata. C'è un cartellino giallo per il numero 8 dell'area centro 2, Fabio Ferretti. 2-0, 2 minuti e 23 secondi giocati. Mata, serve Moser che si gira con un braccio, però commette fallo in attacco. Colleluori, Maggi, Colleluori si alza lui e sblocca la centro 2. Gran bel gol il suo. Dall'altra parte ha parato poi Maggi, vediamo. Pallone per Colleluori che va uno contro uno, scarica e c'è il gol del pareggio dal numero 5 Gabriele Gambini. 2-2, 3 minuti e mezzo. Attacca il Trentino Alto Adige con Dagger.
larga, vediamo, c'è il fallo, 2 minuti per Maggi per aver spinto in elevazione l'avversario. L'errore qui del Trentino Alto Adige, 4 minuti, attacca l'area centro 2, Colleluori. Offensiva, si alza Colleluori il muro, poi la penetrazione tentata e il gol per una gran botta. Tedesco, 3-2, vantaggio dell'area centro 2, fatto davvero un gran gol qui Tedesco. Attacca l'Alto Adige con Moser, poi Mata, Matteo Moser, si alza tra le mani di Lorenzo Martelli il gol. Parità 3-3, 5 minuti giocati. Attacca Colleluori, si alza, poi sarà infilato nel pertugio. Gambini, c'è stato il fallo. Ferretti, Tedesco, Ferretti, Tedesco, Colleluori, fuori misura il passaggio di Tedesco però, palla persa, il contropiede, Moser a spazio, bella elevazione sul piede destro, vincente, 4-3, avanti il Trentino Alto Adige adesso, scocca il sesto minuto, Ferretti, rientrato Maggi, viene posizionato Gambini. Mazzieri, Ferretti, Maggi, va in palleggio, allarga per Mazzieri, il pallone perso, l'apertura molto buona per il gol di Nicolò D'Antonio, 5-3, più 2, 3 tiro Alto Adige. Mazzieri, Ferretti adesso, Colleluori, c'è il fischio dell'arbitro che va a richiamare la difesa dell'Alto, del Trentino Alto Adige. Colleluori, finta, poi ancora Colleluori, c'è stato il fallo e c'è un cartellino giallo per Philip Weger. Colleluori, poi Ferretti, la sua finta, Ferretti aveva provato a liberare Gambini, fuori misura il passaggio, la velocità del Trentino Alto Adige, se ne va, ha parato però Martelli, ha liberato bene al tiro, Felix Bacher ha parato però l'estremo difensore. Dell'area centro 2, Mata adesso per il Trentino Alto Adige, il tiro tra le gambe, vincente la conclusione di Philip Weger, 6-3. Ferretti, Colleluori, Maggi, Ferretti, il palleggio, poi Colleluori, Ferretti, passi.
6-3 favore del Trentino Alto Adige. 8 minuti e 48 secondi del primo tempo, il tiro ha parato e poi il gol. Lo ha parato estremo difensore, sulla ribattuta si è fatto trovare pronto Philipp Weger, che ha raccolto e ha fatto segnare il nuovo massimo vantaggio del Trentino Alto Adige, 7-3. Maggi, gran gol il suo, 7-4, doppio appoggio, 9 minuti e mezzo, 7-4, grande partita. Beger, Mata, ruba il pallone, attenzione, Maggi è sui 6 metri, Maggi, 7-5, aveva liberato molto bene Giacomo Savini che aveva recuperato il pallone, un tiro di Beger totalmente fuori misura, vediamo se l'area centro 2 riesce ad accorciare ancora, Tedesco, la sua finta, apre benissimo per il gol di Mazzieri. 6 adesso, e c'è il time out richiesto dal Trentino Alto Adige. Dopo 10 minuti e 17 secondi del primo tempo si è ridotto a una sola rete il vantaggio del Trentino Alto Adige, 7-6 sull'area centro 2. A 6 in favore del Trentino Alto Adige, undicesimo minuto, i passi fischiati al numero 2 della formazione altoatesina, Danny Bellini. Maggi, tiro di rigore conquistato da Maggi. Andrà dalla linea dei 7 metri Tedesco. Che non sbaglia, gol di Matteo Tedesco. 8-7, di nuovo sul meno 1, l'area centro 2. La conclusione vincente fa valere tutta la sua forza fisica, Alexander Menz, 9-7. Quando si gioca da 12 minuti e 25 secondi, 9-7. Maggi, la finta con le Luori,
si alza e non sbaglia. Attenzione però, perché c'è stata l'interruzione, c'è stato il fallo, c'era stato il fischio prima, non si era sentito a causa del boato del palazzetto. 9 metri con le Luori. Maggi, la finta, Maggi si alza lui, Murato ha toccato il portiere, è giusto, nulla di fatto, rimessa dal fondo e il contropiede vincente del Trentino Alto Adige con la rete realizzata da Nicolò D'Antonio. 7-10. Scalare Tedesco, fuori misura, palla fuori. Sempre 10-7 quando ci avviciniamo all'ultimo minuto della prima frazione di gioco, finale della categoria 98-99 maschile, trofeo delle aree a Misano Adriatico. C'è il pienone qui al palazzetto dello sport, come pienone c'era stato del resto nelle altre due finali, quella della categoria maschile 2000-2001 e quella della categoria femminile, che hanno visto rispettivamente le vittorie di Trentino Alto Adige e Area Nord. Sto con le Luori, vediamo se c'è fallo, sì, 9 metri, Savini rimette in gioco, esce Ferretti, entra Nocelli, posizione di centrale, Maggi, poi Maggi, il suo tentativo, c'è fallo, tiro dai 7 metri, restano a terra entrambi, si rialza Maggi, è rimasto a terra Mata, questo intervento dello staff medico. Fermo il gioco, mancano 20 secondi alla fine del primo tempo, Trentino Alto Adige in vantaggio 10-7 sull'area centro 2 in questa ultima finale di oggi del trofeo delle aree. Trofeo delle aree che anticipa l'undicesimo Festival della Pallamano, 1-6 luglio, sempre qui a Misano Adriatico, l'ambito del quale si giocheranno e si assegneranno i titoli italiani tramite i campionati italiani Under 14 maschile e femminile, per la prima volta anche Under 12 maschile e femminile. Tedesco dai 7 metri non sbaglia, intanto 10-8 e il Trentino Alto Adige che ha la possibilità di giocarsi quest'ultimo attacco. Si alza un pochettino ovviamente la difesa dell'area centro 2 che dovrà fermare l'avanzata. Ultimo minuto, secondo, è finito il tempo e non c'è il gol. 10-8, finisce così il primo tempo, torniamo in telecronaca fra pochi istanti.
tutto pronto per il secondo tempo di questa finale della categoria maschile 98-99, trofeo delle aree. Siamo a Misano Adriatico, attacca l'area centro 2 che è in svantaggio di due reti, deve recuperare due reti rispetto al Trentino Alto Adige che conduce 10-8. Nocelli, la conclusione tentata da Seghiz, c'è stata la parata di Jakob Hilpold. Mata, poi Beger, colpito il pallone con il piede, palla persa, era stato servito Arcieri, gioco fermato. Seghizzi, Nocelli, Bartolucci, Fontana, Bartolucci, Nocelli, scivola via il pallone, Seghizzi lo riconquista, c'è fallo, rimette in gioco Savini, Arcieri, Seghizzi, poi Nocelli, scarica su Arcieri che è in palleggio, prova a girarsi, no, poi tentato quella che in gergo è chiamata virgola, commesso però infrazione di passi, 10-8. Sempre in favore del Trentino Alto Adige che attacca. Mata, Beger, recupera il pallone Nocelli, Seghizzi in palleggio, si alza, ha parato, poi il pallone che rimane lì, sempre lui, Seghizzi lo ritrova tra le mani, insacca il pallone del 10-9, torna sul meno 1 l'area centro 2. Mata, Beger, Moser, prova ad accelerare Danny Bellini, Moser, Beger, Mata, si alza Mata dalla distanza, il gol dell'11-9. Nocelli ha perso il pallone, però l'area centro 2 in modo ingenuo, allora Beger che ci prova, sfondamento però, rimette in gioco il pallone Martelli, Nocelli, Seghizzi, Bartolucci, Nocelli si alza, bel gol, è stato rapido come un treno, nessuno ha potuto opporsi alla sua elevazione, 11-10. Beger ha parato, Martelli, Nocelli, Seghizzi, Bartolucci, a girare il pallone, l'area centro 2, il muro, poi Arcieri si era preso un tiro praticamente da angolo zero con l'angolo strettissimo, difficile per lui, nulla di fatto, palla fuori, 11-10. Minuti e 45 secondi della terza frazione di gioco, c'è il fallo, si libera comunque
palla persa, ma comunque c'è un cartellino giallo per Luca Fontana. Nocelli si alza, Bartolucci murato da Mata. Bartolucci ancora, si alza di nuovo, totalmente fuori sua conclusione. 11-10, siamo al quinto minuto e 34 secondi della seconda frazione di gioco. Beyer, Mata, Moser, Mata ancora, poi la conclusione provata dalla distanza, ha parato però Martelli, rimette in gioco Nocelli, Seghizzi che va via in palleggio, poi conclude, bel tratto il suo, 11-11. Minuti e 12 secondi sul cronometro, secondo tempo della finale maschile categoria 98-99, trofeo delle aree. Mata per il Trentino Alto Adige, palo pieno, e poi ha raccolto benissimo la ribattuta Bellini che ha segnato il nuovo vantaggio del Trentino Alto Adige, 12-11. Time out richiesto da Giacomo Poli sulla panchina dell'Ara Centro 2, che ha da rimontare una rete dopo 6 minuti e 41 secondi del secondo tempo. Time out esaurito, si ricomincia 12-11. Stessi 7 in campo da una parte e dall'altra. Nocelli, Seghizzi, Bartolucci. Nocelli in palleggio, poi Seghizzi che si alza. Trova la rete del pareggio, 12-12. Quando sono trascorsi 7 minuti e 20 secondi del secondo tempo, Beger, Mata, Moser, il tiro di Beger e il gol. Savini sopra la testa del numero 1 Jacopo Nilfold, 13-13 adesso, ha pareggiato di nuovo l'area centro 2. Mata, Weger, poi Moser, c'è i piedi, il contropiede, vediamo Arcieri che libera benissimo il
cambio di squadra, il gol del vantaggio, la gara sempre 2, l'ha realizzato con il numero 9. Luca Fontana. Siamo quasi al nono minuto, 14 a 13 in favore dell'Aracentro 2. Moser che prova tiro dai 7 metri e ci sarà un 2 minuti per Fontana. Deve lasciare il campo. Tiro dai 7 metri in favore del Trentino Alto Adige. Proverà a segnare Filip Veger. Il fischio e il gol di Veger. Parità ancora 14 a 14. Nocelli, Savini in inferiorità numerica, l'Aracentro 2. Savini, poi Seghizzi ha parato il tanto il contropiede, attenzione, c'è un'infrazione di passi, ha tentato un tiro improbabile Felix Bagger che si era trovato sul braccio sbagliato a concludere. Esce Arcieri, entra Tedesco. Savini aveva ben concluso, sarà liberato, il pallone è alto però. 14 a 14. Mata, libera, murato da Nocelli, ancora doppio muro incredibile di Nocelli. Difesa qui dell'Aracentro 2, perfetta parità 14 a 14, 4 minuti e mezzo. Entra Bellini di nuovo nel Trentino Alto Adige, Seghizzi, Nocelli, la sua conclusione, il gol in appoggio sul piede destro, 15 a 14, vantaggio Aracentro 2. Dopo 10 minuti e 51 secondi del secondo tempo ha sbagliato clamorosamente in questo frangente Felix Bagger che spara alto. Bartolucci, Nocelli, Bartolucci ancora, spazio per tirare, palo pieno. Seghizzi, Nocelli, vediamo, Bartolucci, Nocelli, Seghizzi, la sua finta, ha perso il passo, ci trova Nocelli, il gol del 16 a 14. Dodicesimo minuto, grande tifo qui sugli spalti a Misano Adriatico, 16 a 14 abbiamo detto, attacca l'Aracentro 2 che in un momento favorevole. Bartolucci, è entrato Maggi al posto di Seghizzi, Nocelli, Bartolucci, c'è fallo su di lui. Bartolucci, la penetrazione di Nocelli, passi, Mata,
Philip Weger. Mata, poi Moser, Weger. Vediamo il pallone che rimane nelle mani il 38-12, poi lo recupera l'area centro 2. Rientra Maggi. Nocelli si alza il braccio del passivo. Maggi, la sua finta, Maggi scarica, c'è fallo. Nocelli ha parato molto bene Jacob Hilpold. C'è il cambio attacco difesa Seghizzi con Maggi nell'area centro 2. Mata, poi Moser, non si gira, c'è fallo su di lui. Centrale Michael Prezzi. Mata si alza, Mata il palo ancora. Ultimi 20 secondi, 16-14 in favore dell'area centro 2. Prezzi, c'è la doppia, Tedesco in contropiede, Tedesco si alza, sbagliato, para Hilpold. Ultimi 4 secondi, time out a 2 secondi dalla fine del secondo tempo. Time out richiesto dalla panchina del Trentino Alto Adige. Due secondi da giocare, era ripreso il gioco ma gli arbitri non avevano dato il via, era ripreso in modo autonomo da parte dei giocatori. Due secondi, 16-14. Andrà a concludere Mata da lontanissimo, nulla di fatto, era difficile. 16-14, è finito anche il secondo tempo, tra pochi istanti si gioca l'ultimo quarto d'ora di questa finale della categoria 98-99, area centro 2 in vantaggio 16-14 sul Trentino Alto Adige.
ultimo quarto d'ora, ci si gioca il primo posto del trofeo delle aree categoria maschile 98-99. Area centro 2 conduce sul Trentino Alto Adige 16-14. Il risultato che resta invariato. Dopo questo errore di Alexander Menz. Tiro dai 7 metri, conquistato da Savini. Va Tedesco contro Hilpold. Il gol del 17-14 firmato Tedesco. Il fallo di Fontana. Si prende il tiro ed è un bel gol quello di Bellini. Colleluori, Savini, Colleluori, palla persa, fuori misura il passaggio per Seghizzi. Si alza Mata che allarga ancora per Bellini, 2-2, 17-16 adesso, annullato praticamente il vantaggio dell'area 102, tutto da giocare ancora. Questo terzo tempo, rimangono 13 minuti, si alza Seghizzi sopra il muro, ha parato però Hilpold. Si alza dalla panchina dell'area centro 2 numero 15 Dario Chiarini. Tanto Tedesco in velocità, il gol di Matteo Tedesco, 17-16, anzi 18, era la 18esima rete questa dell'area centro 2. Mata dall'altra parte, il suo gol, 18-17. Esce Colleluori, entra Chiarini. La parata di Hilpold. Dagger. Poi Moser che prova, aveva liberato davvero bene il compagno Prezzi, ma proprio quest'ultimo ha commesso invasione. 18-17, palla in mano all'area centro 2. Seghizzi scarica, gran gol, sembra realizzato dal numero 6. Luca Fontana. Mata intanto murato da Chiarini, poi ha fallito. Il suo tiro, allora Chiarini prova la penetrazione. Ferretti, Chiarini si alza alle stelle.
totalmente fuori misura il tiro di Chiarini in questo frangente. Risultato che resta invariato, 19-17. Mata, poi Degger cerca il pertugio, il trentino alto Adige, prova a girarsi Moser, c'è fallo e due minuti sempre per Chiarini. Attacca il trentino alto Adige in superiorità numerica, Begger, Moser, ha liberato il sottomano, sotto fallo però, si riparte dai 9 metri, Moser, Begger, si alza il braccio del passivo, deve concludere il trentino alto Adige, Moser, non sbaglia, 19-17. Sostituzione tra i pali, entra con il numero 12 Leonardo Loprani. Ferretti, scarico per Fontana, il gran gol, 20-18. Un gran gol questo di Fontana. Attacca il trentino alto Adige, Mata, poi Degger che poteva tranquillamente girarsi e tirare, fortunatamente il compagno D'Antonio riesce a realizzare, 20-19. Noi siamo al settimo minuto della terza frazione di gioco, l'ultima di questa finalissima, trofeo delle aree categoria 98-99 maschile. Entra come pivot, intanto c'è stato il gol e con due minuti per Bellini, il gol del 21-19. È entrato nelle fila dell'ala centro 2 Lorenzo Nardinocchi, posizione di pivot. Con il numero 16 c'è il fallo su Degger, 21-19 per l'area centro 2. Fermo il tempo. Begger, Moser, Mata, Mata si alza, il gol del 21-20. Ottavo minuto e 13 secondi. Crocio fra Ferretti e Seghizzi, è largo Savini che dà il 9 metri, si alza e segna il 22-20, 8 minuti e mezzo su 2, area centro 2 sul trentino alto Adige, è rimasto a terra un giocatore della formazione del trentino alto Adige.
22 a 20 in favore dell'area centro 2. Attacca il Trentino Alto Adige, si è rialzato il numero 11 Prezzi, che era rimasto a terra. Mata, poi Beger, palla che finisce fuori. 22 a 20. Attacca l'area centro 2 Nocelli, poi Savini. Nocelli, Seghizzi, ha parato benissimo Pietrapiana. Molto bravo questo frangente il portiere del Trentino Alto Adige. Prezzi, c'è il fallo, vediamo, e c'è un 2 minuti per Fontana per il fallo su Bellini. Dunque, è inferiorità numerica, siamo al 9 minuto e 50 secondi. Inferiorità numerica, l'area centro 2 che conduce 22 a 20. Il gol del 22 a 21 adesso. Sono tutti da seguire questi ultimi 4 minuti e 40 secondi. Nocelli, Seghizzi, Savini, scivola, frazione di passi. Recupera il pallone Nocelli però. Out, richiesto da Giacomo Poli sulla panchina dell'area centro 2, 22 a 21, 10 minuti e 47 secondi sul cronometro. A 21, finale equilibratissima come del resto le altre due che abbiamo visto oggi. Il trofeo delle aree sicuramente avvincente, oltre che naturalmente importantissimo per dare luce, dare risalto ai talenti, alle nuove leve della nostra pallamano. Tedesco intanto ha provato e c'è stato giustamente un piedi ravvisato dalla coppia arbitrale. Il fallo su Nocelli, 22 a 21. Tedesco, Nocelli. Fallo in attacco di Nocelli, palla persa. Beger, Mata. Beger, poi Moser. Moser, entra lui. Tra le gambe, è il pareggio. È il pareggio, 22 a 21, 22 a 22 adesso. Seghizzi,
pallone lì tedesco, ha tentato il colpo di giustezza sulla di fatto, è sempre parità 22-22, il tiro e il vantaggio del Trentino Alto Adige con il gol realizzato da Nicolò D'Antonio. 23-22 adesso. Sostituzione, esce Seghizzi, entra Maggi, il boato qui nel palazzetto dello sport di Misano Adriatico. Nocelli, Maggi. Maggi va lui. Nocelli, il tiro ha parato. Maggi ancora. Maggi, poi Savini, ancora una parata di Lucas Pietrapiana. Due volte si fa trovare pronto in un momento importantissimo. Scocca il 13° minuto. Trentino Alto Adige che conduce 23-22. Palla in mano adesso. È una palla importantissima. Salta il bacio del passivo, Mata, tira lui, la parata, palla sul palo, attenzione, il lancio, Maggi, Maggi, tiro, il gol, Maggi, parità, 23-23, il pareggio, 13 minuti e 30 secondi. Il fallo su Vegar. Time out richiesto dalla panchina del Trentino Alto Adige. 23-23, 13 minuti e 42 secondi di gioco. Approfittiamo questo minuto di pausa per riepilogare i risultati della mattinata nel torneo dei 98-99 maschile, perché nella finale quinto e sesto posto l'area sud ha battuto 23-16 la Sicilia, mentre nella finale per il terzo e quarto posto spettacolare gara fra area nord e area centro 1 terminata 25-24 per il centro 1 dopo i tiri di rigore. E di tiri di rigore si potrebbe parlare anche in questa partita in caso di parità alla termine dei 45 minuti regolamentari. Sentite ovviamente il boato sotto il microfono del palazzetto dello sport di Misano Adriatico. Beger, Mata, Moser, il gol, un gran gol questo, ultimo minuto adesso. Nocelli, 24 Trentino Alto Adige 23 area centro 2. Maggi, la penetrazione, il tiro, fallo in attacco. A 23 adesso, attacca il Trentino Alto Adige, ultimi secondi di gioco, il tiro di Moser che di fatto chiude la partita. 23 alla centro 2, 25 Trentino Alto Adige, attenzione però Fontana, il gol, ancora 8 secondi, 25-24. Si alza a uomo la difesa, ma è finita, vince il Trentino Alto Adige, vittoria finale contro l'area centro 2, 25-24, chiudiamo qui con la festa dei ragazzi del Trentino Alto Adige, termina il trofeo delle aree. Categoria 98-99, vittoria del Trentino Alto Adige che ha vinto anche nella categoria maschile 2000-2001, successo dell'area nord nel torneo femminile. Grazie dunque per averci seguito anche in questo appuntamento con la palla a mano giovanile. Grazie e buona serata.